Amici sportivi, buongiorno, eccoci e rieccoci, sempre in buona compagnia con il vostro amico Umberto Mastromartino e naturalmente il mio caro omonimo. Un saluto da Umberto Della Martora a tutti. Eccoci qua, allora, dopo la settima giornata andiamo un po' a parlare, leggiamo un po' questa classifica, anche i risultati. Ad Ascoli, Ascoli-Palermo 0-0, Avellino-Empoli 3-2, Brescia-Perugia 2-1. A Carpi, Pescara batte Carpi 1-0. Poi c'è l'Entella che va sul campo del Cittadella, vince per 1-0 nel Parovano. Foggia-Novara 2-2, Frosinone-Cremonese si giocherà questa sera. Parma-Salernitana 2-2, Provercelli-Cesena 5-2, Spezia-Bari 1-0, a Terni, Venezia batte Ternana 3-2. Questa è la classifica dopo 7 giornate. Perugia, Frosinone, Palermo e Avellino 13 punti, Empoli e Carpi 11 punti, Cittadella, Pescara, Venezia, Parma e Spezia 10 punti, poi abbiamo Bari, Brescia, Virtus Entella 9 punti, Cremonese e Salernitana 8 punti, Foggia, Novara e Ascoli 7 punti, Provercelli e Ternana 5 punti, Cesena 4 punti. Allora Umberto, noi abbiamo già in linea il nostro amico, velocemente, la partita vista ieri da te. La partita vista ieri da me, insomma, diciamo che non mi ha lasciato affatto felice, perché mi aspettavo qualcosa di più e di meglio dalla squadra. Sicuramente è cresciuta la condizione atletica della squadra, che adesso insomma regge molto di più rispetto a prima reggeva solamente un tempo, adesso fa qualcosa in più, però sono da correggere alcune cose e poi ne parleremo assieme al nostro andiamo a parlare proprio con un tecnico del mestiere. Allora, buongiorno mister De Zerbi, come ha visto la sua Ferrari? Ma il mio Ferrari, diciamo che è la Ferrari che avevo una volta, ma non mi è dispiaciuta la squadra ha fatto una buona partita, mi è piaciuta molto la reazione dei ragazzi, perché non è semplice quando di fronte c'è una squadra che sa giocare, perché in questa giornata in questo campionato soprattutto tu hai sempre di fronte una squadra che ti può mettere in difficoltà, perché la Serie B non è la Lega Pro, il Novara la classifica è bugiarda, quindi forse ha fatto una buona gara, però ha un difetto che conosco sin dai miei tempi, non riesce a chiudere le partite, non so, ci sono dei momenti in cui questa squadra potrebbe chiuderla, invece non l'ha chiusa. Allora, un verso della Marta. Vabbè, allora io anzitutto saluto e ringrazio per la sua disponibilità l'amico Stefano Bucci. Ciao Stefano. Stefano, ciao, mille voci, ciao. Grazie. Buongiorno. Stefano. Buongiorno. Beh, diciamo che la tua disamina è abbastanza veritiera, anche se hai usato la voce del vecchio mister Roberto De Zerbi, che tra l'altro salutiamo. Però Stefano, adesso al di là della simpatia, al di là del sorriso che comunque ci vuole sempre anche nei momenti meno felici, ecco, io ti pongo un quesito. Io in questo momento vedo una squadra un po' carente in difesa, insomma i gol subiti lo testimoniano, compreso Guarna, che non è il portiere tranquillo che avevamo nella passata stagione. Un centrocampo che sinceramente questa difesa la copre poco e non costruisce abbastanza per un attacco che è vero segna, però non ha un centravanti di ruolo specifico, perché Mazzeo non lo è mai stato, anche se lui è bravo ad interpretare quella posizione di falso 9, e degli esterni che forse, al di là del gol di Fedato e di qualche gol di Chiricò nelle scorse partite, non hanno quei tagli di zemmaniana memoria che permettono loro di andare in doppia cifra per quanto riguarda i gol segnati.
Sì, diciamo che potrebbe essere questa. Partiamo dalla porta, insomma. Guarna, un portiere è più sicuro quando sa di avere davanti una dei compagni di squadra che lo difendono bene. Diciamo che la difesa sta migliorando. Ieri è stata una partita tipica, perché poi il Foggia in mezz'ora ha perso due giocatori, quindi non, anzi in un tempo ne ha fatti due, ha fatto bingo, nel senso che ha dovuto cambiare tre elementi, e quindi il primo proprio il centrale difensivo, quel giocatore che era stato preso per sistemare la difesa, certo, che era Camporese, certo. E quindi abbiamo messo un adattato, che è Coletti, e devo dire che ha dato sicurezza al reparto. Ieri il Foggia ha subito un gol, il primo, che sinceramente secondo me è un errore tecnico dell'arbitro, che avrebbe dovuto fermare il gioco, l'azione, sì, perché c'era la punizione per dare il vantaggio, per dare la punizione al Foggia. E il secondo su palla inattiva, e quindi non, quello è un problema. Il Foggia spesso prende reti su difesa piazzata, e quindi e lì c'è qualcosa da vedere, soprattutto voi di testa, insomma. Io nei miei voti, per esempio, noi abbiamo visto un giocatore come il centrale Martinelli, che ha fatto una gara comunque tutto sommato positiva, senza sbavature, però è un giocatore alto che secondo me dovrebbe far valere i suoi centimetri sulle palle inattive, sulle palle alte, quindi cosa che non spesso non accade. A centrocampo Ragazzi ha fatto un piccolo passo indietro rispetto alle due gare di trasferta. A Carpi era stato fantastico, si era visto Ragazzi l'anno scorso, e a Brescia tutto sommato la partita è stata positiva, quindi noi vediamo sempre il gran cuore di Agnelli, che ci prova, lotta e corre in tutte le posizioni del campo, e ieri l'abbiamo perso dopo un tempo, quindi non... Vacca a corrente alternata, probabilmente è stato anche il cartellino che ha subito lo ha un po' limitato, quindi diciamo che non so, vogliamo dare qualche piccolo alibi. A centrocampo soffriamo un po' a livello di fisicità, perché le squadre avversarie sono un po' più tostarelle, un po' più fisiche, noi siamo un po' più leggerini, perché Barca è leggerino, Agnelli è leggerino, Ragazzi è leggerino, insomma un giocatore fisico, però c'è in panchina un Fedele che non viene utilizzato, che è un buon giocatore che però ha bisogno di un giocatore che tarda a carburare, insomma, ecco, è un diesel. Però Stefano, ci potrebbe essere qualche situazione, insomma, da migliorare riguardo la preparazione atletica effettuata, perché Floriano ha avuto un problema muscolare, ieri ha avuto uno stiramento leggero del flessore della coscia. Nicastro in allenamento idem come sopra, a parte che Nicastro io non lo vedo come esterno, ma lo vedo più come seconda punta o addirittura centravanti. Questo è un Nicastro, sì, anch'io sono convinto di questo. Io credo che allora Stoppa aveva fatto un bel discorso, nel senso che voleva degli esterni di gamba, come suol dirsi, e Nicastro non mi sembrava proprio un esterno di gamba, anche perché nel Perugia non lo faceva. Una seconda punta che era a fianco di Carmine in un 4-4-2 e quindi, segnava pure e segnava, sì, beh, certo, perché chiaramente una seconda punta di fianco ad una prima in un 4-4-2 o in un 4-3-1-2 ha indubbiamente più probabilità di fare gol rispetto al gioco da esterno, quando sì, l'esterno converge verso il centro, ma ha il compito di
di mettere di creare scompiglio nella difesa avversaria, ma quello di soprattutto di dettare quasi l'ultimo passaggio alla prima punta. Ma questo anche se il centrocampo funziona. Stefano, con Nicastro sto rivivendo la situazione di Piazza della passata stagione con certo. Nicastro. Cioè Di Piazza acquistato per fare il centravanti è stato poi da stop spostato sulla fascia. Idem quest'anno con Nicastro. Io credo che questo sia limitativo, perché l'anno scorso noi abbiamo, in tanti hanno criticato Di Piazza, io non l'ho mai fatto perché lo ritengo tuttora un validissimo centravanti, chiaramente con caratteristiche diverse da quelle di Mazzeo. Però ripeto, quest'anno si sta ripetendo pari pari la stessa cosa con Nicastro. Secondo me ci vorrebbe più attenzione quando si va a scegliere i giocatori, nel senso che probabilmente la tensione di inizio di campionato, quella che ha la scoppola di Pescara, i 5 gol subiti e il pur parler sul fatto che Mazzeo non poteva giocare con la mia, ha indotto poi la società a prendere Nicastro. Però l'ha presa da Pescara. Il Pescara, se fosse stato un esterno pieno di quelli demaniani, probabilmente sarebbe rimasto a Pescara. Infatti. Siccome una può giocare da prima punta o da seconda punta, il Pescara c'ha Pettinari, c'ha Gans, quindi è evidente che Zeman ha lasciato campo libero al Foggia per prenderlo. Diciamo che ieri è stata una gara sfortunata, o meglio la settimana è stata sfortunata da un punto di vista di infortuni, perché tra Nicastro e poi quelli di tre che si sono aggiunti ieri, quelli di ieri non dico che il 50% ma quasi. Adesso... insomma è evidente, quindi credo che sono quegli eventi sfortunati che in una stagione possono capitare. Stefano, io comunque ho visto una squadra da un punto di vista fisico sempre in miglioramento, nel senso che solo gli ultimi 10 minuti ho visto un po' in affanno. E sono stati proprio quelli che poi hanno portato il pareggio del Novara, insomma, che aveva comunque in precedenza sfiorato sempre di testa una posizione simile. Stefano, non ti muovere, fermo là. Dunque, perché muovendosi la voce va e viene. Se parliamo del problema ieri, un problema nel primo tempo arbitrale, perché ieri non sempre l'arbitro ha fatto il suo dovere. Io dico sì, diciamo che più che dovere l'arbitro è andato in confusione. L'arbitro è andato in confusione perché quando c'è stata quella punizione su Chirico, quell'azione di Chirico sulla destra, che quasi dal fondo è entrato in aria, insomma, ora non so se a cavallo dell'area di rigore o leggermente fuori o leggermente dentro. Leggermente fuori. Quando si è gridato al rigore, ma secondo me era una punizione dal limite, l'arbitro non ha dato né uno né l'altro e neppure ha ammonito per. Quindi lì si è reso conto di aver commesso un errore. Quell'errore secondo me se l'è portato avanti per un intero tempo fino al calcio di rigore che ha concesso il Foggia, perché ha ignorato la punizione, il mancato vantaggio sul primo gol del Novara di Moscati, avrebbe dovuto fermare il gioco. E altre decisioni prese in modo strano. Poi secondo il suo pensare, probabilmente il rigore concesso al Foggia, che secondo me c'era, perché è franato il giocatore del Novara è franato letteralmente su Rubin, diciamo che gli ha messo l'anima in pace. Poi c'era anche il rigore perché l'abbiamo visto in una cosa, però vorrei aggiungere, è stato equanime l'arbitro. Ha scontentato tutti, tant'è vero che Corini è stato espulso per proteste nei confronti dell'arbitro. Cioè questo dobbiamo dirlo, cioè è diciamo riuscito che nella grande impresa di scontentare il Foggia e di scontentare anche il Novara. Allora, ecco.
Questa è la dimostrazione quando l'arbitro va in confusione, perché Corini aveva fatto, insomma, accennato a qualche protesta su due azioni dove lui cercava la punizione proprio nei pressi della propria panchina. Allora Stefano, siamo giunti al termine, ti ringraziamo come sempre, una battuta velocemente a modo tuo. A modo mio, potrei dire, faccio la voce invece del maestro, del boema. Così chiudiamo velocemente, vai. Ma io penso che adesso comunque è ancora a fase di miglioramento un po' di tutte le squadre, siamo all'inizio, ci sono tante partite, difficile giudicare ora. Ok, grazie mister, grazie Stefano, grazie a voi tutti, buona giornata e Forza Foggia sempre. Forza Foggia, vai Umberto con la prossima. Sì, vedrà in campo Bari Avellino, Cesena Spezia, Cremonese Ternana, Empoli Foggia, Novara Frosinone, Palermo Parma, Perugia Provercelli, Pescara Cittadella, Salernitana Ascoli, Virtus Entella Brescia e Venezia Carpi. Dai vostri Umberto, ciao, alla prossima! Ciao a tutti!